Cari ragazzi, buona domenica. Questa settimana ci troviamo di fronte a un Gesù che deve affrontare un'esperienza molto difficile e dolorosa. Si tratta infatti della malattia e della morte di un suo carissimo amico di nome Lazzaro. Gesù riceve proprio questa notizia: il tuo amico Lazzaro è molto ammalato. E la sua reazione è enigmatica, perché pronuncia una frase che apparentemente subito dopo verrà smentita dai fatti, che è questa: questa malattia non porterà alla morte. E poi attende qualche giorno. Ma dopo questa attesa mostra che non si trattava di disinteresse, perché Gesù prende la coraggiosa decisione di andare in Giudea, lì dove Lazzaro abitava, e le persone che sono accanto a lui reagiscono subito e dicono: ma ti vuoi recare proprio in Giudea, cioè proprio quella terra in cui non aspettano altro che tu torni per metterti le mani addosso ed ucciderti? Ebbene, Gesù è deciso e mostra che gli interessa più della vita di Lazzaro che della propria. E allora si mette in cammino. E quando arriva a casa di Lazzaro, trova le sue sorelle che gli annunciano la sua morte. La reazione di Gesù deve essere stata così toccante e così profonda che viene registrata nell'Evangelo. E si dice che Gesù scoppia in lacrime e le persone che lo vedono dicono: guardate quanto lo amava. Ma accanto a queste persone ce ne sono altre che, come sempre capitano, devono malignare. E allora dicono: ma se questo Gesù dice di essere quello che sostiene e addirittura ha guarito un cieco che tutti noi conoscevamo, non poteva evitare che Lazzaro si ammalasse e addirittura morisse? La risposta di Gesù, ancora una volta, è fatta di gesti d'amore e mostra che il suo amore è capace di tirare fuori Lazzaro dalle tenebre che già lo avvolgevano nel sepolcro e di ridargli la vita. Subito dopo pronuncia delle parole scolpite nelle pagine del Vangelo: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me non morirà in eterno. Cari ragazzi, il Vangelo di oggi non ci dà una risposta da enciclopedia, una risposta da manuale a quello che stiamo vivendo, ma traccia di fronte a noi una strada, che è una strada fatta di amore. E l'amore è sempre questione di fiducia. Il Signore ci chiede di metterci in cammino su questa strada, fidandoci del suo amore, che è capace di attraversare anche la malattia e la morte, e di mettere in noi un germe di vita che si chiama vita eterna. Con questo augurio e la speranza di rivedervi presto, un saluto grande e un abbraccio da parte di tutta la comunità salesiana. E a presto.